Allora, scusate se sono in mutande, mi sono appena svegliata, guardate la faccia, ma devo fare per forza questa clip velocemente prima che mi scami. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta, sono un genio. In pratica cosa è successo? Ale è andato giù velocissimamente perché pioveva a fare la pipì a Cocco. Tra qualche giorno è il suo compleanno, anzi mi sa che forse oggi è il suo compleanno quando voi vedete il video. Con lui è sempre la stessa storia, il mio compleanno è tra un mese e già 2 settimane fa lo vedo alla ricerca di qualcosa e dico: Ale, cosa stai facendo? Non so mai cosa regalarti per il compleanno, io inizio 2 mesi prima perché tu hai tutto, bla 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 bla, e lo vedo sempre in angoscia sia Natale che compleanno, così dico: facciamo così, quest'anno io non faccio niente a te e tu non fai niente a me. E fa: ma poi so già che mi regali qualcosa. Dicevo: oh, veramente, se ti regalo ti faccio un pensiero, una cosa piccolina, però così almeno non vai in sbatta di prendermi qualcosa. E allora eravamo rimasti così, solo che vabbè, lo sapete che io, cioè, come sono fatta, io voglio fargli un bel regalo. E allora in pratica io gli ho preso la cosa che più desiderava da anni. Ho speso un sacco di soldi, ma non mi interessa, per lui questo è altro. Scusate, faccio così, ma vedo che per un attimo mi sono presa male perché non ho reggiseno. Gli ho preso la cosa che proprio più desidera, la videocamera che voleva, con l'obiettivo. Sono diventata povera, ma per lui questo è altro. Però ieri sera gli ho detto, così per sviarlo un po', ti ho preso un pensierino, non ho sotto i 100 euro, forse poco più, me l'ha consigliato una fan, bla bla bla, perché avevo intuito, io so che lui è molto fan di Star Wars, e sono uscite le scarpe di Star Wars molto belle dell'Adidas, e io sapevo che lui le avrebbe viste, lo sapevo che in qualche modo, oppure voi gliele avreste mandate, così gli ho detto: guarda, ti ho preso un pensiero, tra l'altro me l'ha consigliato una fan. Non è vero, raga, non è vero, cioè me la sono inventata lì. Muore lì il discorso. Un attimo fa, mentre mettevo le scarpe delle altre Adidas di Yoda che gli avevo regalato io, mi viene un flash e mi dice: gamer, ma io so cosa mi hai regalato per il compleanno. Io no, che cosa? Le scarpe, è già arrivato, le scarpe di Baby Yoda. Io tipo: no, come? Dai, male, ma almeno stai zitto, cioè vabbè, mi hai rovinato la sorpresa. E vabbè, mi piacciono molto, dovrebbe arrivare tutto domani, quindi devo capire come scatolarglielo, se metterglielo nelle scarpe dell'Adidas. Non lo so, adesso lo capiamo. Adesso posso parlare perché Alessio è andato alla riunione di condominio. Sì, meno male che se la smazza lui la riunione di condominio. Ma ragazze, che culo, che culo. In pratica ho scritto ad Andre Cere se qualcuno di loro aveva una scatola di scarpe dell'Adidas, perché volevo, sto cercando di accendere le luci, perché volevo fargli questa fregatura. E Cere ce l'aveva a casa. Quindi adesso fai vedere un po'. Ciao Cere, ci ha portato la scatola, che tra l'altro Stan Smith sono quelle giuste, che culo. Che culo, quindi noi metteremo una parte del regalo, quindi penso l'obiettivo qui dentro, perché ha preso la camera che lui sogna, e poi gliela impacchetterò. Grazie Cere, ti giuro, a me hai fatto un regalone. Wow, dobbiamo trovare la maniera, ma per me si metterà a piangere. Alessio sta cucinando, è appena arrivato un corriere e io sono andata giù a prenderlo. Adesso gli ho detto: vado a fare la pipì, la arrivo subito. E praticamente volevo farvi vedere che è arrivato, aiuto, l'obiettivo della videocamera. E vi ricordo che lui sa questa cosa, ma ho pensato una cosa. Io volevo impacchettarglielo in maniera tale che lui aprisse la scatola di scarpe, ma se glielo impacchetto potrebbe essere qualsiasi cosa. Visto che sono proprio le Stan Smith che mi ha portato la scatola a Cere, ho pensato che non gliela impacchetto, gli scrivo magari sopra qualcosa, tanti auguri amore, e gli metto dentro l'obiettivo per la camera. A parte che deve ancora arrivare, incrocio le dita, c'è scritto che arriva oggi ma non ne sono sicura. Stavo pensando di mettergli la videocamera in camera sua, cioè fare andare lui sul divano, dargli la scatola, lui apre, trova l'obiettivo e sono arrivata anche la batteria, la memory card, e lui dirà: ma non, magari non capirà. E poi dico: vabbè, prova ad andare nello studio dove lavori, non lo so, adesso lo capiamo. E devo andare a mangiare, quindi facciamo finta del nulla, fischiettiamo. Ho fatto la pipì, aspetta che tiro l'acqua. Psh. Sono emozionatissima, è arrivato ora il regalo di Alessio. Tra l'altro stavo impazzendo perché stavo registrando ad OpMe e in pratica mi chiama qualcuno sul cellulare e mi dice: ciao, sono GLS, ho una consegna, siamo in via Primo Maggio. E dico: ma io non abito in via Primo Maggio, non so perché, non so neanche che cosa mi stia arrivando. E mi dice: dammi la tua via. Gliela do e mi dice, inizia a dire le parolacce: ma no, sono troppo lontano, come cavolo faccio? Ti fai trovare giù? E io: ok. Io ho pensato che fosse qualcuno, sapete che sta girando il mio numero, ho detto era qualcuno per sapere il mio vero indirizzo di casa. Invece è arrivato il pacco, era Amazon. Quindi adesso dobbiamo fare le nostre cose. Allora, la prima cosa che facciamo è prendere la scatola di scarpe, che
diciamo, però io non impacchetto, perché lui deve vedere che questa è la custodia precisa delle Stan Smith. Oggi è arrivata la custodia, ma io non gli faccio trovare la camera dentro, perché deve capirlo da solo. Io gli faccio trovare dentro l'obiettivo, una batteria, una memory card, e questo invece insieme alla camera, guardate che gioiellino, e lo mettiamo sulla sua scrivania. Mettiamo qui, con questa qui. Sono emozionata. Chiudiamo questa. Amore, arrivo! Sto arrivando con una scatola. Non l'ho impacchettata, perché mi sa che qualcuno ha beccato per il regalo. No, io ho fatto un'ipotesi. Però, allora, tu cosa pensi che sia? Le scarpe con Yoda. Quali però? Dell'Adidas. Modello? Stan Smith. Non so, apri e guarda se è quello. Perché? E che cos'è però? No, questo è l'obiettivo per la camera che voglio io. Ah, no, obiettivo? Dai, no. Una batteria? No, dai, no! Sabrina, no! Però manca il pezzo grande! Sabrina, no! Ma tu sei una persona che quando lavora, lavora in camera propria. Quindi io andrei in camera tua a vedere se c'è qualcos'altro. Ma perché? Non potevi comprarmi un paio di scarpe? Sarebbero state troppo banali. Fa un bagno! Ma magari non c'è niente in camera tua, eh? Proviamo a vedere. Mannaggia te. Prego, passa. Porca miseria. C'è qualcosa che ti piace? Sì. Che cosa? Una camera. Una camera che da quanto tempo vuoi? È un annetto. Ti ho preso anche una bella custodia. Grazie. È quella che vuoi tu o ho sbagliato? Sì, è quella che volevo. Ok, perché meno male l'avevi detto in un video, Yolo, siamo andati a vedere quel video preciso. E ti ho preso anche un obiettivo, così hai già due obiettivi e magari ti torna un pochino più, puoi esprimere la tua creatività visto che sei in un momento un pochino... Wow, grazie. ...di morale. Che ne pensi? Che non dovevi assolutamente. È quella che ti piace? Sì. Sono stata brava? Sì. Tanti auguri di buon compleanno. Grazie. Ti amo tantissimo. Sì, ma uffa, così non vale. Adesso spengo la videocamera così Ale può godersi il suo regalo. Ti amo. Questo video continua così perché oggi è la festa di compleanno di Alessia e ci sono i parenti. Ciao! Tanti auguri Ale! Allora adesso prendiamo i crodini, spero che vi piacciono perché abbiamo qualche crodino e qualche patatina molto particolare, perché non so se lo sapete ma sul balcone siamo pieni di Pringles, di cose. Adesso ve ne portiamo qualcuna ad assaggiare, sono gusti molto particolari. Abbiamo qui anche un paperotto perché oggi non voleva camminare, quindi ce lo teniamo insieme a noi, sì, sul divano. Bravo amore, hai già preso gli aperitivi. Goggo, fai la guardia paperotto, eh. Perché praticamente questo paperotto è troppo grasso. Sì, ha fatto la cacca. In pratica sono quelle patatine. Non è vero che sono le Pringles. Sono quelle che fanno impazzire, ti fanno sbavare. Facciamo finta di niente, andiamo. Sì, fai che prendi anche quelle. Hai preso la pribottiglia, amore? Se no come le apriamo i crodini? Ah, queste qua sono un po' picchi. Assaggiate queste, perché sono buonissime. No, piccano. Ma sono queste un pochino sì, quelle no. Dove il crodino? Stai aspettando che urla perché... No, no, ma va. Cosa gli ha fatto? Sì, ma sono piccano? Un po'. Un po', aspetta un attimo. Ma perché non hai assaggiato quelle là? No, no, assaggia queste. Ah, queste? Ah, ok, io... Sei il coraggio a assaggiare? A me piacciono. Ti piacciono? Mi sono arrampicato. Viola sta piangendo. Prego, Francia, assaggia pure questa patatina. Sì, assaggia. Va bene. Ma bene, abbastanza. Ma fidati che... Buona, vero? Aspetta un secondino. Diventa un po' rossa. No. Ancora... E ne mangio ancora una. Ma ti piacciono così tanto? Anch'io. Io no, raga. È male che... È uno dei peperoncini più piccanti al mondo. L'abbiamo tenuto solo per farmi uno scherzo. Viola ha detto io non bevo, sta bevendo qualsiasi cosa. E invece non ci fanno uno scherzo perché non le mangiamo lo stesso. È vero. Ma io no. Soffriamo in silenzio, ma le mangiamo. Sono da preparare. Questo tipo Moreno. Però sono belle forti, eh. Arrivano da Modena, sono patatine americane.